Allora, se devo scegliere un tema a piacere, deve essere un tema che procura anche a me piacere. E quindi, siccome ho avuto la fortuna, tantissimi anni fa, avevo 16 anni, adesso ne ho 70, e di incontrare Platone, di incontrarlo naturalmente nei libri, è stato l'amore della mia vita, una continua presenza che è durata tutti questi decenni e a cui ho potuto fortunatamente dedicare anche questi ultimi 20 anni di insegnamento universitario. Beh, io vorrei proprio parlarvi di Platone e soprattutto spiegarvi perché è possibile tentare di convincervi che valga la pena leggere Platone, non solo perché io me ne sono innamorato, ma per delle ragioni che possono riguardare anche voi che probabilmente non condividete questo amore. Perché leggere Platone a distanza di 2500 anni? Beh, prima di tutto perché è un incontro con una grande bellezza. Vedete, Platone è uno dei grandi autori della letteratura mondiale. Le pagine finali del Fedone sono nell'immaginario dell'Occidente, pagine indimenticabili alla morte di Socrate. Se non l'avete mai lette, non sapete cosa avete perso. È una pagina che, non mi vergogno di dirlo, io non leggerò mai in pubblico perché mi commuovo tutte le volte. Non riesco a non commuovermi, tanto è bella e tanto mi prende. Beh, appunto perché sono innamorato, ma credo che prenda tutti. È una pagina assolutamente struggente e non è l'unica. Ci sono pagine di Platone di una bellezza indimenticabile che valgono come pagine di Shakespeare, che valgono come pagine di Dante. Non averle lette è una perdita. Ma c'è una ragione anche più filosofica, ovviamente. Sarebbe un discorso lungo, adesso non posso farlo. Ma voi vi rendete conto che se c'è un limite nel mondo in cui noi viviamo, questo mondo individualista e un po' corrotto in cui siamo costretti a vivere. Uno dei difetti maggiori è la scomparsa della coerenza. Cioè il fatto che uno dice una cosa e poi fa tranquillamente il contrario di quello che ha detto. E vi rendete conto che in un mondo di incoerenti non ti puoi fidare neanche del tuo amico. E allora se noi leggiamo, come io ho letto a 16 anni, il Critone, e sentiamo Socrate che dice: di fronte alla morte, di fronte al rischio della morte, noi abbiamo sempre seguito la ragione, abbiamo sempre seguito un ragionamento che ci ha convinto e non cambiamo strada adesso perché la scelta è tra morire e vivere. Noi seguiremo la ragione come abbiamo sempre fatto, non cambiamo per la disgrazia che ci è capitata. Capite che una coerenza spinta fino agli estremi limiti, un grande insegnamento, e infatti non a caso. Nell'immaginario dell'Occidente, come io spero tutti voi sappiate, ci sono due grandi morti, la morte di Cristo e la morte di Socrate, che sono due grandi esempi di coerenza fino in fondo. Temo che voi a questo punto pensiate una cosa di questo genere. Beh, sì, vabbè, ma insomma, Socrate è questo astratto razionalista che pensa solo appunto alla ragione, Platone è il suo miglior discepolo. Ci fa quei bei discorsi che poi uno riesce a applicare e gli altri 99 no. Non è così. Vi potrei leggere, il tempo è ridottissimo, delle pagine in cui Platone dice esplicitamente, per esempio nel Protagora, che il piacere è una cosa a cui gli uomini, gli esseri umani, non possono mai rinunciare. E vi potrei leggere passi delle leggi, di tutti i dialoghi, di tanti dialoghi platonici, in cui lui ribadisce: nessuno di noi sceglie una vita meno piacevole potendo scegliere una vita più piacevole, perché il desiderio del piacere è un desiderio connaturato alla natura umana. Ma aggiunge subito: questo riguarda il piacere, il fatto di godere. Il fatto grave è che questo piacere si manifesta poi in piaceri specifici. E proprio perché il piacere è così attraente, bello, ineliminabile dalla nostra vita, come dire, dico io, sui piaceri bisognerebbe scrivere un cartello, maneggiare con cura, estremo pericolo. Appunto perché sono attraenti per sé. E i piaceri sono delle trappole mortali perché molti piaceri, dice Platone, ma dice il buon senso, dice la nostra esperienza, sono spesso accompagnati da dolori. E se uno non fa bene i conti, alla fine, quando chiude il bilancio, si accorge che ha avuto molti più dolori che piaceri. E allora Platone dice di nuovo: andiamo verso il piacere, ma andiamoci con l'intelligenza e con la cultura che ci permette di fare un calcolo preciso e attento
dei piaceri che scegliamo. Ci sono dei... Ascoltate la musica? Quale controindicazione c'è? Vi risulta che qualcheduno abbia avuto delle crisi di astinenza ad assenza di musica? Io che vado avanti quando sto bene a ore di musica, mi passano dei periodi un po' sfortunati in cui ne sento pochissima, ma non è che vado in giro con gli occhi fuori dalle orbite perché ne ho sentita meno. Vuol dire che non mi sta andando benissimo tutto, ma non dà controindicazioni, non ha controindicazioni, così come non ha controindicazioni la cultura, così come non ha controindicazioni una buona amicizia e via dicendo. Questa è un'indicazione estremamente preziosa e ve ne propongo un'altra, tratta da un dialogo bellissimo di Platone che consiglierei a tutti di leggere, che è il Gorgia. Nel Gorgia c'è una scena divertentissima, a me piacerebbe proprio recitarvela, ma da solo non so se sono all'altezza, in cui c'è un giovane che discute con Socrate che a un certo punto dà proprio fuori di matto. Dà fuori di matto nel senso che il testo stesso, la frase è interrotta, perché lui si agita proprio. Perché si agita? Perché lui ha fatto, questo giovane che si chiama Apollo, un retore, un oratore in erba, giovane, ma insomma uno che ha già le idee chiare. Chi è l'uomo più fortunato del mondo? Il tiranno. Perché il tiranno è l'uomo più fortunato del mondo? Oggi verrebbero altri esempi, ma non ve li faccio. Il tiranno, diceva un uomo 2500 anni fa in Grecia, è l'uomo più felice di tutti perché fa quello che gli pare. Fa tutto ciò che vuole e nessuno può dirle è sbagliato, niente, qualunque cosa faccia va bene. E Socrate gli risponde, beh sì sì certo, lui fa ciò che vuole, ma magari non fa ciò che desidera. E Polo dice, forse non ho capito, cosa hai detto? Ho detto che fa ciò che vuole, ma magari non fa ciò che desidera. E a questo punto Polo da fuori di matto dicendo, ma allora... Una cosa del genere, scusate la pessima recitazione. Ma lo sentite cosa dice? Ma costui? Cioè, che pensa? Che dice? Ma parole a bambera? No? Ed è una distinzione che ognuno di noi dovrebbe ricordarsi sempre. Perché a questo punto Socrate dice, perché cos'è che uno davvero desidera? La risposta è semplice, lo sappiamo tutti. Uno desidera essere felice. Ma se uno fa ciò che vuole, per tutta la vita e alla fine se ne accorga o non se ne accorga, che è anche peggio, non è stato felice, ha fatto tutto ciò che voleva ma non ha fatto ciò che desiderava davvero, ha sbagliato la vita, quasi quasi è meglio che non se ne accorga, è meglio per lui, è peggio perché vuol dire che si è talmente abbrutito, talmente imbestialito che non è neanche in grado di fare un bilancio della sua vita, ma almeno non si accorge di come l'ha buttata via. Bisogna fare ciò che si desidera e bisogna desiderare bene e non è facile desiderare perché desiderare vuol dire scegliere e ogni scelta è esposta al rischio perché si sceglie una cosa e si rinuncia a un'enormità di cose e bisogna scegliere bene perché nelle cose a cui si rinuncia ci sono sicuramente cose migliori di quelle che abbiamo scelto e tuttavia non possiamo evitare di fare questa scelta, perché la nostra vita è fatta di scelte. Non voglio farla lunga, aggiungerò solo un ultimo elemento e poi ci fermiamo qui. Platone, come sapete, ed è importante perché se Platone fosse stato ascoltato, forse gli errori che hanno segnato il XX secolo non li avremmo fatti. Il XX secolo, come voi certamente sapete, è segnato da grandi tragedie, alcune delle quali nascevano da grandi ideali. Le esperienze dei socialismi realizzati partivano da un ideale di un'umanità fraterna e hanno realizzato in larga misura esattamente il contrario. Si sono rovesciati nel proprio opposto. Come è stato possibile? La ragione si trova bene, per esempio, in alcune poesie di Brecht, in cui dice colui che aspira alla giustizia non deve fermarsi di fronte a nulla. Finisce addirittura abbraccia il boia, ma il mondo di questo ha bisogno. Perché si voleva realizzare una società perfetta, la società degli uguali, la società della gente che si ama, la società della gente che non ha più bisogno di lottare gli uni contro gli altri, la società in cui, questa era la frase finale del comunismo realizzato, a ognuno secondo i propri bisogni, da ognuno secondo le proprie capacità. E dovendo realizzare un modello perfetto, un modello utopico, non si guarda in faccia a nessuno.
Noi non saremo bravi, noi non saremo buoni, noi non saremo giusti, noi ci macchieremo di colpe, ma gli uomini che verranno dopo di noi godranno di una esperienza che a noi è stata negata. Dopodiché le mani si sono sporcate, il sangue è scorso e quegli uomini non sono mai arrivati. Questo Platone l'aveva previsto 2500 anni fa. E l'aveva previsto non a caso, perché tutti voi sapete che Platone è l'autore della prima opera utopica dell'Occidente, la Repubblica e anche le leggi. Cioè Platone presenta due modelli, il primo soprattutto quello della Repubblica, che tendono alla perfezione. E non a caso quindi, in un'altra opera, nel Politico, dice: le costituzioni che abbiamo sono queste, e le elenca. E poi ce n'è un'altra che dobbiamo tenere staccata da queste come Dio dagli uomini, perché questo è un modello divino. E aggiunge che non dobbiamo realizzare, non dobbiamo tentare di realizzare. E dice, guardate che capacità profetica, perché se uno, anche quello giusto, anche l'uomo giusto, anche il vero politico, cerca di realizzare questo modello perfetto, lui non lo sa, ma apre la strada alla tirannide, perché dopo di lui verranno altri, peggio di lui, che faranno lo stesso al loro interesse e non guarderanno in faccia nessuno, e invece di realizzare il meglio, realizzeremo addirittura il peggio. Ma capite l'insegnamento? L'insegnamento che riguarda la politica, ma riguarda anche la nostra vita personale, è questo: senza utopia, senza ideali, senza qualcosa che ti fa sentire dentro di te il fuoco che dà senso a una vita, anche a un povero settantenne. Se non hai questo, che vita fai? Ma se cerchi di realizzare sempre l'ottimo, il perfetto, non ti accorgi di quante cose buone, modeste, mediocri, come questa piccola relazione, uno può fare. Non dobbiamo realizzare l'ottimo, non siamo Dio e non siamo neanche divini, siamo esseri umani, ma dentro di noi abbiamo delle capacità che dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo sfruttarle razionalmente e con grande senso del limite. Questo è, secondo me, il grande insegnamento di Platone, e vale la pena, quindi, a 2500 anni di distanza, ancora leggerlo, perché è bello e utile. Buonasera a tutti voi, o buongiorno, secondo l'ora in cui avete il piacere di ascoltare questa relazione.